Buonasera a tutti gli amici di laziopolis.it. La Lazio vince la Supercoppa italiana contro la Juventus con un gol di Murgia segnato al 93esimo minuto. Ecco le pagelle della sfida. Stracoscia, il portiere biancoceleste nei primi 4 minuti salva 3 volte il risultato. Poi la Juve si ritrae e i pericoli diminuiscono, ma la paura dei tifosi laziali per quell'inizio thriller no. Sempre attento anche nella seconda frazione di gioco, non può nulla sui gol di Dybala, voto 7. Wallace impreciso nel far ripartire la squadra, ma deciso nella marcatura. I clienti lì davanti sono scomodi, ma lui gestisce la faccenda in maniera opportuna. È un muro invalicabile, voto 7. De Vrij in ritardo nella chiusura su Cuadrado, dà il via all'assalto iniziale alla porta laziale. Migliora nel secondo tempo e comanda la difesa, davvero leader, voto 6,5. Radu, cattivo al punto giusto, reattivo a sufficienza, ma in alcune occasioni non sta dietro a Cuadrado. Fa sentire la sua presenza quando c'è da mettere il fisico, voto 6,5. Basta. Mandzukic è una furia, ma in ritardo di condizione. Nel primo tempo il serbo lo gestisce tranquillamente, voto 6,5. Marusic, esordire contro la Juventus non è semplice, procura il calcio di rigore bianconero che vale il 2-2. Lukaku e Murgia gli salvano la serata, voto 5. Parolo, il suo è un lavoro oscuro, cerca di distruggere la tela che tesse la squadra bianconera a centrocampo e ci riesce. L'assist per il gol di Immobile è perfetto, voto 7. Leiva è una diga a centrocampo e fa tutto quello che faceva Biglia, ma con maggiore velocità. Recupera diversi palloni e fa ripartire la squadra con dinamismo. Stremato lascia il campo all'80esimo, voto 7. Al suo posto entra Murgia, che prova a gestire il gioco e ci riesce, ma soprattutto regala alla Lazio la Supercoppa italiana con un gol al 93esimo. Segue l'azione portata avanti da Lukaku sulla sinistra, si inserisce e segna il gol sfruttando proprio l'assist del giocatore belga, voto 8. Lulic corre tanto e corre bene, lo trovi ovunque, alza per la prima volta una coppa, sì, ma solo da capitano. Voto 7. Lukaku entra al suo posto al 74esimo, ma si gioca sempre dalla parte opposta. Lui si limita a gestire la parte difensiva fino a quando la Juventus non segna il 2-2. In quel momento decide di attaccare e lo fa nel migliore dei modi, fornendo l'assist proprio al giovane Murgia. Voto 7,5. Milinkovic parte male, ma poi sale in cattedra e regala colpi da maestro, nonostante prenda pochi palloni giocabili. È un piccolo campione e fa sempre o quasi la migliore cosa. Voto 6,5. Luis Alberto ha piedi raffinati, idee e sa come utilizzarle. Verticalizza come pochi, ma manca la fisicità e la costanza nei 90 minuti. Ogni tanto scompare, ma quando ha il pallone tra i piedi ed il tempo di giocarlo è eccezionale. Voto 7. Ciro Immobile, un perfetto calcio di rigore ed un colpo di testa che disegna una parabola imprendibile perfino per Buffon, regala un sogno ai tifosi biancocelesti, che si spegne con il rigore segnato da Dybala. Questo non significa una sconfitta per la Lazio, ma un voto sicuramente positivo per Ciro Immobile, 8. Inzaghi, senza Felipe Anderson e Keita, deve reinventare la Lazio. L'allenatore biancoceleste è una delle certezze di questa stagione e azzecca ogni decisione. Voto 8.